della ciprata all'italo-canadese Joseph Romano, la società Laniara Resta tocca fondi. Nuovo bando per la gestione dei cimiteri, intanto il comune dice no al tempio crematorio. Demolizione ospedale in terra riammette alla gara il gruppo Barbarito e Oreca Idea. Una buona giornata dalla nostra redazione, bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Saltata la cessione della C Prato all'italo canadese Joseph Romano, la società laniera resta in mano a Paolo Toccafondi che si dice pronto al ripescaggio in Serie C, ma c'è il nodo stadio. Ce ne parla Massimiliano Masi. The day after, il giorno dopo il fallimento della trattativa per la cessione del Prato alla famiglia canadese Romano, la Prato Sportiva si interroga sugli scenari futuri riguardo alla squadra di calcio della città. Nessuno ha voglia di parlare, né vuole parlare. Il presidente del Prato, Paolo Toccafondi, ha confermato il mancato arrivo del bonifico e delle fideiussioni previste nel preliminare di vendita e ha fatto il punto sulla situazione in un incontro con il sindaco Matteo Biffoni. Anche il primo cittadino preferisce non rilasciare dichiarazioni in attesa di attenti approfondimenti. Un giallo in piena regola, con toccafondi, pronto ad esibire tutta la documentazione riguardo agli impegni non rispettati dal romano e la propria volontà sancita nero su bianco nel preliminare vincolante di vendita di cedere la società all'imprenditore canadese. Nessuna dichiarazione nemmeno dal rappresentante pratese di Romano, Giuseppe De Luca. Tutto tace. Intanto nelle prossime ore il presidente Paolo Toccafondi dovrà decidere se inoltrare o meno la domanda di ripescaggio in serie C. La documentazione è già pronta, completa la disponibilità dello stadio Lungo Bisenzio, già fornita dal Comune di Prato, nell'incartamento necessario all'iscrizione già avvenuta del Prato in serie D. Di fatto al prato basterà effettuare il bonifico per la cifra a fondo perduto, 300.000 euro, e allegare le fideussioni, una da 300 e una da 350.000 euro, per dare corso alla richiesta di ripescaggio e avere la certezza quasi matematica di poter partecipare al prossimo campionato di Stadia C. Dagli uffici del comune invece ci fanno sapere che non risulta un atto dovuto la concessione dello stadio Lungo Bisenzio al Prato e che ci sono nuove manifestazioni di interesse da parte di altre società. Due versioni contrastanti che potrebbero aprire scenari di una possibile querel tra le parti. Insomma la questione Prato Calcio è destinata a tenere banco anche nei prossimi giorni. Sono attesi nuovi sviluppi. Nuovo bando per la gestione dei cimiteri comunali. A Chiesa Nuova sono previsti lavori per abbattere le barriere architettoniche per risistemare i vialetti. E intanto il comune dice no alla realizzazione del forno crematorio. Il Comune è pronto a lanciare un nuovo appalto per la gestione dei 24 cimiteri comunali. Il 31 marzo 2019 scade l'accordo col gestore attuale, il Consorzio Leonardo, e l'amministrazione ha intenzione di indire un nuovo bando triennale del valore di circa 3 milioni di euro per trovare un nuovo gestore. Nel nostro territorio è in aumento il ricorso alla cremazione, che riguarda il 30% dei decessi annuali. Fattore che permette all'amministrazione di non dover ricorrere all'ampliamento dei cimiteri già esistenti, ma di effettuare piccoli interventi o misure di manutenzione. Rientra in questo ambito la Prossima realizzazione di loculi o sarini a Grignano e i lavori previsti al cimitero di Chiesa Nova. Previa autorizzazione della soprintendenza saranno abbattuti i pini che hanno danneggiato i vialetti e saranno sostituiti con dei cipressi. I lavori serviranno anche all'abbattimento di barriere architettoniche. L'aumento del ricorso alla cremazione fa però tornare d'attualità la questione tempio-crematorio. Da anni si discute della realizzazione dell'opera, ma finora non si è arrivati a nulla di concreto. Soluzione che non si vede a breve termine, perché per l'assessore Alessi il tempio avrebbe bisogno di una collocazione specifica in un'area verde e di circa mille cremazioni annue per poter funzionare a dovere. Nei mesi scorsi era stata individuata un'area in Val Bisencio, immersa nel verde, ma l'ipotesi è poi tramontata. Siccome è un, un tipo di impianto che necessita di un numero di salme per, in un anno per funzionare in modo corretto, mi sembra normale avere una pianificazione regionale, sapere esattamente quale bacino d'utenza dovrebbe servire e, e quindi chiaramente avere una pianificazione che, che garantisca di, una razionalizzazione di questo tipo di impianti. Il problema di Prato è la densità del, del suo territorio, quindi la, la difficoltà maggiore è trovare un'area adatta, secondo me allargando il discorso alla provincia riesco a vedere soluzioni eh, migliori che garantiscono anche una migliore eh, posso dire, vivibilità da parte dei parenti eh, dell'atto e quindi un luogo più consono secondo gli standard europei. E parliamo adesso della demolizione del vecchio ospedale. Il Tar riammette alla gara il raggruppamento Varvarito, Eureka Idea. Le tre imprese erano infatti state escluse dalla Asla per un vizio nella presentazione dell'offerta tecnica. Sentiamo. Il Tar della Toscana ha accolto il ricorso di Varvarito Lavori, Eureka e Idea, le tre società riunite in raggruppamento temporaneo che erano state escluse dalla gara indetta dall'Asla Toscana Centro per la demolizione dell'ospedale Misericordia e Dolce. Nell'aprire le buste dell'offerta tecnica dei vari candidati, la commissione di gara aveva ravvisato una irregolarità. Le tre società avevano inserito in busta il numero dei giorni utili per l'esecuzione dei lavori, un elemento quantitativo che secondo l'ASL avrebbe dovuto essere descritto nell'offerta economica, ovvero in una busta diversa da esaminare successivamente. Era stato questo il motivo dell'esclusione, che è stata adesso annullata dal TAR. Nella loro sentenza i giudici amministrativi hanno motivato che il divieto di commistione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, che pure può essere motivo di esclusione dalle gare, non va inteso in senso assoluto. Nell'offerta tecnica, hanno aggiunto i giudici della terza sezione del TAR toscano, possono essere anche inclusi singoli elementi economici, purché rappresentino componenti isolate e marginali, la cui conoscenza non permetta di risalire all'offerta economica nel suo complesso. È stato ritenuto questo il caso della demolizione dell'ospedale, un appalto complesso nel quale l'offerta economica è composta da più voci. Il punteggio per il prezzo sarà infatti assegnato in base al ribasso sull'importo dei lavori, al valore del materiale di recupero da cedere all'appaltatore e in base alla percentuale di riduzione sulla durata prevista del cantiere, fissata in 336 giorni. I giudici hanno dunque ritenuto illegittima l'esclusione delle tre società e le hanno riammesse alla procedura di gara. A questo punto l'ASLA Toscana Centro dovrebbe procedere nell'esame delle offerte economiche di tutti i concorrenti e nell'aggiudicazione dell'appalto. I lavori di demolizione del vecchio ospedale, già slettati più volte, potrebbero a questo punto partire in autunno. Il grande attore e regista Marco Baliani è tornato ieri sera a Prato per cimentarsi con Curzio Malaparte. La pelle che indossiamo è questo il titolo della serata che si è tenuta alla corte delle sculture della Biblioteca Lazzerini. Una lettura, forse sarebbe meglio dire una rilettura, della pelle, uno dei più famosi romanzi dello scrittore pratese. E Baliani stesso ne ha spiegato i motivi. Sentiamo. Beh, La pelle è il titolo di un famoso romanzo, il più famoso romanzo di Curzio Malaparte. Quindi, e siccome io nel 2008 ho realizzato proprio lo spettacolo La pelle qui a, al Fabricone di Prato, bellissimo lavoro, eh, grandi, grandi memorie, belle memorie, mi, mi piaceva eh, sottolineare che avrei fatto un incontro stasera per il pubblico di Prato con Curzio Malaparte intorno alla parola pelle, siccome lui usa la pelle per far capire che la pelle è il rivestimento non solo del nostro corpo ma dell'intera società, quindi la pelle che indossiamo ha anche a che fare con il momento in cui stiamo vivendo, c'è sempre una pelle che fa i conti col nostro corpo, con i nostri corpi sociali, quindi mi piaceva insomma, mettere al centro come sarà, sarà con... avverranno dei racconti e avverranno delle letture. Leggerò alcuni pezzi di Caput e dei pezzi della pelle e parlerò soprattutto di lui come scrittore. Vorrei parlare della sua arte di scrittore, perché se no è stato uno dei più grandi scrittori del Novecento. Indipendentemente dalle sue ideologie, da dove, da dove si è spostato a destra, a sinistra, tutti i cambi che ha fatto nella sua vita. D'altra parte era, era così, lui era uno... Oggi, oggi l'ultima malaparte sarebbe invitato in tutti i talk show. Ecco, chi è per lei Malaparte, quindi? Un grande giornalista e un grande scrittore, più, e di queste due cose hanno a che fare con la parola intellettuale, è un intellettuale del suo tempo che sceglie di chiamarsi Malaparte proprio perché deve rompere le scatole, in questo è molto toscano. Sono passati più di 60 anni dalla sua morte, però si è ancora assistenta comunque a parlare di lui, a scoprirlo in pieno, come mai secondo lei ad oggi è così? Perché è un maledetto, cioè come Pasolini, cioè sono persone che... La nomenclatura, diciamo, la cultura con la Cima maius non, non vorrebbe avere tra i piedi e siccome lui voleva proprio stare in mezzo ai piedi eh, se l'è scelta la cosa, lui lo sapeva benissimo che sarebbe stato così, quindi a maggior ragione va raccontato, sono felicissimo di essere qui stasera a Prato stasera perché sarà proprio un, un modo di rendere omaggio a questo scrittore come poeta, come scrittore e come giornalista. E ci spostiamo adesso a Poggio a Caiano. L'opposizione chiede di trovare una sistemazione definitiva per la Polizia Municipale, la cui sede è stata trasferita nei giorni scorsi nei locali della Misericordia per liberare così spazi della scuola Lorenzo il Magnifico. Il sindaco Francesco Puggiali respinge le critiche e dice è una sede dignitosa e come noto provvisoria. Sentiamo. La nuova collocazione della Polizia Municipale appoggio a Caiano ha mosso i consiglieri dell'opposizione che chiedono una soluzione definitiva. I quattro consiglieri dichiarano di aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di poggesi scontenti perché il trasferimento starebbe causando disagi. Tra gli episodi segnalati dai cittadini e consiglieri ci sarebbero il malfunzionamento degli impianti di condizionamento e la riduzione degli spazi. Auspichiamo che questa situazione sia solo provvisoria e si risolva quanto prima in modo tale che la Polizia Municipale possa disporre di una propria sede autonoma e che venga. Scissa da quella sanitaria, dicono i consiglieri. La risposta del sindaco Francesco Puggelli non si è fatta attendere. Il primo cittadino ha fatto notare che la necessità di individuare una nuova sede per la Polizia Municipale è nata dall'esigenza di liberare gli spazi occupati finora dal comando presso la scuola primaria Lorenzo il Magnifico. Spazi che servivano per far posto a nuove aule. Per questo motivo l'amministrazione ha pubblicato un avviso pubblico per cercare un luogo dove collocare in via transitoria la sede della Polizia Municipale. Con un contratto di locazione, ha ribadito Pugelli. A questo bando ha risposto anche la Misericordia, mettendo a disposizione: nei locali del primo piano, dove una volta era presente un laboratorio di analisi privato che ha cessato la propria attività ormai da anni, riducendo gli spazi ad una sola stanza nella quale vengono svolti i prelievi da una nuova azienda sempre privata. Per il sindaco gli spazi offerti al comune sono più che decorosi e la proposta di locazione è stata particolarmente vantaggiosa permettendo risparmio per tutti i contribuenti. In merito a disagi lamentati presso il punto prelievi, analisi cliniche il poggio, continua il sindaco, approfondirò senz'altro l'argomento e verificherò di persona. E dal momento delle previsioni del tempo ci colleghiamo con la sala meteo del Consorzio Lamma per tutti gli aggiornamenti del caso. Guardate. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma. Dalle immagini del satellite possiamo vedere come gran parte dell'Europa sia sgombro da nubi, questo per la presenza di un vasto anticiclone. Tuttavia una depressione insiste ancora. Sui Balcani. Passiamo subito a vedere la previsione, quindi per oggi pomeriggio all'insegna di un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente sulle zone interne, in particolare sui rilievi appenninici. Ma non sono comunque previste precipitazioni, i venti saranno generalmente settentrionali, di maestrale lungo la costa, eh, localmente anche moderati. Mari generalmente poco mossi, settori settentrionali mossi quelli meridionali. Le temperature quest'oggi eh, sono intorno ai 33 gradi come valori massimi sulle zone interne di pianura. Passiamo a vedere la tendenza per la giornata di domani. In mattinata cielo parzialmente sereno o poco nuvoloso, venti deboli settentrionali. Per quanto riguarda la tendenza per il pomeriggio eh, aumenta l'instabilità in particolare sulle zone interne, soprattutto sulle zone appenniniche dove saranno possibili dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Per domani le temperature sono previste generalmente stazionarie, mari generalmente poco mossi i settori settentrionali, ancora mossi localmente quelli meridionali. I venti saranno ancora di maestrale. Con questo è tutto. E questa era l'ultima notizia, il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato è per questa sera alle 20.30. Grazie per averci seguito e arrivederci.